I funzionari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità fanno presente che il coronavirus potrebbe restare con noi a lungo, ma per quanto terribile, le pandemie dei prossimi anni potrebbero essere molto peggio. Questa potrebbe non essere quella più grossa, dice un funzionario durante una conferenza virtuale lanciata dalla sede di Ginevra. Un po' come nel film Non ci resta che piangere, quando il frate iettatore diceva: Ricordati che devi morire. Noi abbiamo altri piani. Ma come disse Massimo Troisi, mo me lo segno. Terminata la posa del Nord Stream 2 in acque tedesche, un tratto di 2,5 km. I lavori erano iniziati il 5 dicembre scorso dalla russa Gazprom. Resta ora il lungo tratto danese. L'opera, una volta completata, trasporterà, se mai entrerà in funzione causa sanzioni a stelle strisce, 55 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia alla Germania, il doppio della fornitura attuale. Il governo tedesco non ha cambiato la sua posizione sul Nord Stream 2, ha dichiarato il ministro degli esteri Heiko Maas. Anche con la nuova amministrazione americana di Joe Biden ci saranno delle differenze su alcune questioni, come quella del discusso gasdotto. Ma non abbiamo bisogno di parlare di sovranità europea se questo significa che facciamo tutto quello che vuole Washington, ha aggiunto il ministro tedesco socialdemocratico. La Svezia chiederà di entrare nella NATO dopo 200 anni di neutralità. Il Parlamento unicamerale di Stoccolma ha approvato con 204 voti favorevoli e 145 contrari una mozione delle opposizioni che chiede di aprire la prospettiva di una richiesta d'ingresso nell'Alleanza Atlantica, dopo aver sottolineato quella che ritengono l'aggressività della Russia. Necessario un ritocco alla Costituzione. Ma per la prima volta dalla fine della guerra fredda, il tema dello schieramento militare internazionale del più industriale armato dei paesi nordici entra nel dibattito politico. Il personale medico e paramedico della piattaforma Personale Sanitario Necessario di Madrid ha messo in scena una protesta definita il Grande Circo della Salute. La contestazione si è rivolta alla municipalità di Madrid per la mala gestione dell'emergenza pandemica. Non c'è stato nessun sostegno alle cure domiciliari di base, gli ospedali sono ancora in emergenza, mentre i centri territoriali sono tuttora chiusi e neanche se ne vergognano, dichiara un portavoce della piattaforma. Alcuni dei manifestanti hanno indossato camici da dottori e maschere da clown, mettendo in scena momenti di quotidiana emergenza pandemica, mentre altri si fingevano politici. Business in business, in Spagna come negli altri paesi europei, il profitto dei pochi sembra andare contro la volontà e la salute dei tanti, ma la chiamano democrazia. Un gruppo di agricoltori palestinesi ha fatto ritorno nel proprio terreno dopo che i coloni lo avevano sequestrato, allontanandoli con la forza nel lontano 1974. Ringraziamo tutti i funzionari che ci hanno aiutato a tornare nella nostra terra. Siamo stati lontani per tutti questi decenni e non ci eravamo mai tornati. 4 anni fa un tribunale israeliano ha deciso di allontanare i coloni che lì vi si erano stabiliti e permettere così ai legittimi proprietari di fare ritorno. Il fatto riguarda la valle di Caon in Cisgiordania, una bella notizia oscurata da un inarrestabile susseguirsi di ingiustizie di cui l'Occidente è complice e sul quale i media hanno steso un velo di silenzio, come sul caso Julian Assange. Le strade di Zagabria mostrano i danni del terremoto magnitudo 6,4 che ha colpito la Croazia. La croce si è staccata dalla punta della cattedrale della capitale e numerosi edifici e infrastrutture hanno subito danni anche gravi. Tra le vittime, anche bambini. La vecchia e obsoleta centrale nucleare di Krsko, nella vicina Slovenia, a 130 km da Trieste, ha avviato le procedure d'emergenza ed è stata chiusa per precauzione. È successo lunedì 28 dicembre a Santiago, in Cile. Un folto gruppo di manifestanti si è riunito nella capitale per commemorare le vittime della violenza delle forze dell'ordine. La polizia è intervenuta con i cannoni ad acqua. L'appuntamento era nello stesso punto in cui morì Maurizio Fredes l'anno scorso, mentre scappava dagli agenti durante una delle numerose manifestazioni a favore di una nuova carta costituzionale. Per oltre un anno il paese è stato attraversato da gravi proteste. Ad aprile 2021 si voterà per eleggere i membri di una convenzione costituente, ma la popolazione sembra guardare a una vera e propria assemblea,
e la mobilitazione prosegue. La fiducia del popolo verso i politici cileni scende ancora. L'intensificarsi dell'attività vulcanica dell'Etna ha visto nuvole di fumo scuro scendere a cascata dal vulcano su Catania e sui paesi vicini. L'Etna, alto 3.329 metri, è uno dei vulcani più attivi del mondo. La vetta siciliana è in uno stato di attività pressoché costante e innesca ogni anno diverse eruzioni.